L'impegno che le istituzioni devono assumere parte da un dato di fatto ineccepibile. L'OMS ci dice che attualmente un malato su due è depresso, cioè che la depressione ha la più alta diffusione epidemiologica non solo in Italia ma nel mondo intero. Noi dobbiamo dare risposte concrete a questi pazienti che non possono essere soltanto risposte che passano per l'uso dei farmaci. Dobbiamo riuscire a sostenere le persone con interventi positivi che riguardano i diversi tipi di trattamento di psicoterapia. In particolare quelli di oggi proposti all'attenzione di tutti sono quelli a indirizzo psicodinamico. Quindi l'offerta è quella di dire: signori, esistono diversi modelli di psicoterapia, forse per ogni paziente c'è bisogno di un modello piuttosto che di un altro che risponde alla sua struttura psicologica, al suo modo di essere. Quelli che noi vi proponiamo oggi sono quelli che hanno la più consolidata efficacia e che sono destinati a intercettare nel modo più efficace i bisogni emergenti in fatto di salute mentale.